Scammata, che scammata stavo organizzando il tutto. Avete visto? Ho rimesso la scritta Shark. Shark, ragazzi. Allora, ciao Trilli, sempre presente per fare le clip. Allora, ragazzi, se vedete bene, grazie a Cyber Rage abbiamo cambiato anche il Daily Sub e, e gli obiettivi. Guardiamo bene lo squaletto con scritto Ivan Griego, 914 di 2100. E lì c'è il Daily Sub. Io vi ringrazio a tutti quanti perché ieri sul format GTRP, che tornerà questa sera, eravamo tredicesimi sulla classifica mondiale. Quindi, raga, è tutta e andiamo sempre avanti. Oggi c'è un ospite molto speciale che mm, ci spiegherà, naturalmente... La teoria sul terrapiattismo, come tutti sappiamo, la Terra è piatta, non è sferica. Anche dal grande scienziato che abbiamo intervistato e sentito, il dottor Mirabellas, nella live di Grimbaud, Ma vi presento a questo punto, il signor... Il signor... No, aspetta, mi sono sbagliato. No, mi sono risbagliato. Eh, mi sbaglio sempre. Il signor Andrea Del Negro, salve Andrea, <ride> come va? Bu Buonasera. Che, sì, devo affermare devo che il signor Marbella aveva proprio ragione. La Terra è chiaramente un disco, eh, un disco piatto, l'abbiamo dimostrato. Siamo andati sul pezzo di cartone in cielo che era la Luna, io ci ho fatto una foto, mi sono messo a fianco a Luna, la tenevo così perché è piccolina, quindi voglio dire... Sì, poi hai visto abbiamo... la stella comunque che ha fatto vedere, una stella che comunque noi tutti abbiamo riconosciuto. <ride> sì, che quella più che una stella era uno schifo incredibile in cielo, vabbè comunque. Che poi tra le altre cose era abbastanza palese che fosse per la bassa definizione della camera, però effettivamente quella è una stella. Vabbè, un po' però... come se io gli avessi risposto: No, una stella è un punto. Io la vedo occhio nudo, se è un punto, quindi è un punto una stella. Vabbè, ma lui aveva comunque la reflex o oh, no la reflex, è perché l'obiettivo fa la differenza. l'obiettivo che... Grazie, Larry. L'obiettivo che può vedere le stelle, eh sì, eh. Le anche proprio l'hanno costruite anche i buchi neri. Tutto. Sì, sì, sì. Vedete sì, sì. vede dall'altra parte dell'universo con quella reflex. È una cosa allucinante, infatti. Io infatti ho chiesto: Ma qual è La, la voglio comprare, anch'io voglio vedere tutto. Almeno l'otte, l'obiettivo. Però niente, non mi ha saputo dire. Cioè, cosa che, poi che poi ricordiamo che, secondo il nostro carissimo amico, è tutto, tutto quello che c'è fuori dalla Terra, i neri, i pianeti, bla bla, è tutta una finzione, una ricostruzione sì. della NASA. Sì, che sì, sì. dire. Avvero, non si avvero. sa come è possibile vedere delle stelle che secondo lui non esistano però effettivamente a quanto pare lui vede stelle che però non esistono. Per cui. Vabbè, ma è tutto, è tutto... un complotto dei massoni che ai tempi non c'erano, però è tutto un complotto dei massoni. La massoneria è stata fatta all'inizio del 1800 però c'era già l'intento nel 2000 avanti Cristo. Ma il già primo massone propositi. secondo me è Galileo, eh? in assoluto cioè, proprio. Oh, oh. <ride> è proprio il primo di tutti. Ma poi io penso come cazzo cioè, perché a me fa ridere perché mi capita spesso anche su TikTok che la gente mi fa affermazioni, tralasciando però il ragionamento che c'è dietro. Cioè, io immagino uno che si sveglia, Galileo che si sveglia, una mattina e dice, ho un'idea geniale, diciamo a tutti che la terra è piatta. E c'è cioè, sua moglie che lo guarda e dice, scusa tesoro, ma perché? E lui fa, ma perché no, voglio dire, eh, partiamo cazzo. da quello partiamo da quelle, poi dopo spariamo altre minchiate e tutti ci crederanno. E tesoro, ma è un'idea di merda, ma lascia fare che stamattina fate ho fatto roba buona. Infatti, lascia perdere. No, sono ma, carico. Ma da questo, infatti, io proposi un'idea a Andrea. Allora, un giorno... <ride> un giorno nella mia testa malata, dico, <ride> no, dico ma un messaggio a Andrea, io faccio Andrea. Ma perché un giorno non prendiamo una barca, andiamo col dottor Mirabellas e <ride> cerchiamo la parete di ghiaccio secondo me e facciamo la live, cosa ne pensate in chat? facciamo una live, io e Andrea su una barca per mesi e il dottor Mirabella per cercare la parete di ghiaccio io avevo proposto su una tonnara pescare tonne ah, per Vabbè, fare. sì, Però per mangiare, una sì, tonnara Una sì, barca, una tonnara, insomma, con Capitan Findus. Andiamo con Marbellas a cercare il muro di ghiaccio. Partiamo per sei mesi in nave. Sì, tutto il Facciamo solo poi. live Irla, perché certo. è l'unico modo che non avremo un computer. Quindi... E insieme a Marbellas cercheremo il muro di ghiaccio. Secondo me Per sei, sei mesi. Ci cioè, potrebbe sta questa sapina lo troviamo davvero Dico, oh, questo è il muro di ghiaccio Dico, no, arriviamo in Antartide Ant come minimo arriviamo in Antartide lui dice questo è il muro di ghiaccio a quel punto io però lo strozzo perché eh, è cioè, tu di mi fatti arrivare fino a qua per dire che questo è il muro di ghiaccio no ma infatti la è una cosa allucinante secondo me però farebbe <ride> troppo ride secondo me sarebbe Quella, una live storica secondo me però diventiamo pazzi noi dopo sei mesi su una nave a pescare tonne cioè, cioè ci viene la barba lunghissima e sì. i capelli lunghi cioè, sì, cominciamo ad cosa... avere allucinazioni visive e auditive cioè. no ma infatti secondo me sarebbe una live da paura che non ha mai fatto nessuno E poi... quello stiamo d'accordo e poi forse <ride> possiamo far cambiare idea al dottor Mirabellas se no, io non, io non ci credo. Io penso che l'unico modo per convincerlo mm. che la Terra sia sferica è spararlo nello spazio e fargliela vedere, penso che sia l'unico modo. L'unico modo, <ride> sì, ma con tutto il rispetto. Però... Ma che cazzo gli prega? Ah, la NASA da, per da dottor Mirabella so allora, Anche perché un viaggio nello spazio costa milioni di dollari. Al limite centinaia di migliaia. Io non penso che la NASA finanzi così a cazzo. per dire va bene, dai, ci sta. Però magari. Vabbè, non si so, so, mai, ragazzi. Vi ricordo anche la Prime, la sub è gratuita. Grazie, Carlo, per la sub. Ho scammato qualcuno, grazie, il prete. Eh, allora partiamo dall'inizio, dagli inizi della carriera di Andrea. Naturalmente io ho visto anche un video che ti ha dedicato Fanpage. Fanpage sì, no, 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 un video di fanpage. Non è di fanpage. Io ho visto uno de... su Green. E uno che ti hanno fatto a te. Non è Fanpage? Oddio. Potrebbe essere, magari l'ho perso. Non lo so. Non lo so magari l'ho perso io, eh. Allora, vabbè, praticamente eh, Andrea. Eh, sono curioso. Andrea... Non lo voglio andare a vedere. Sono curioso. Andrea del che spopola con la scienza su TikTok. Come, come vedi quest espressione? questa espressione, cioè questa frase popola. Sì, che poi ah in beh, realtà ha fatto un cioè... bel botto pure su TikTok, eh? Sì, sì, ma che poi in realtà tutto è cominciato un po' per scherzo alla fine. Mm. Cioè, non era... Io non è che mi sono messo lì, ho detto ok, adesso parleremo di scienza al fine di bla bla. Cioè, io. TikTok, tu, tu lo sai, lo conosci anche tu, sì, sì. è una piattaforma con dei contenuti precisi, cioè, nel senso, ci, ci sono le persone che ballano, le persone che cantano, le persone che fanno le gag, eh, le persone che fanno le scenette, poi. Mm, diciamo che il motivo che mi ha spinto a parlare un po' di scienza non è stato tanto questo tipo di persone, perché sono cose carine, belle, ci sta. È che io ho cominciato a vedere le streghe. Eh, chi parlava con gli spettri, Madonna. chi parlava con gli alieni, chi faceva le carte, eh, chi diceva di essere eh, il figlio di Zeus, di Loki, del demonio, i eh, figli di divinità, semidei, così. Cos e i commenti del della gente sotto, dei, dei ragazzi sotto che sono piccolini, cioè la media età di TikTok sono, ragazzi, piccolini, alla fine. Sì. Mi preoccupava molti commenti, perché leggevo veramente, ma è incredibile, anch'io, bla, bla bla. Io ho pensato, qua viene su una generazione di rincoglionito. ho detto, proviamo a parlare di scienza. Di, più, che, più, più che di scienza, di logica, di, di, mm. di razionalità. E ho cominciato a fare video. E poi, in, cioè, completamente a caso, i video andavo, sono andati molto bene, ma non era assolutamente aspettata, come cosa, è stata molto improvvisa, molto, cioè, non era poi, aspettata. Poi la cosa che ti ha fatto fare il boom è... Quel... Te l'ho detto prima, oddio io perché non la so. Ma dici te, per favore, Andrea. Ugabunga Tonga banga. Cioè, su tutto il tuo coso è stata una frase. Che, che ti ha fatto scopolare, <ride> l'hanno fatta a tutti. Io, infatti, me, la mia ragazza che ti segue da un, da un bel po'. Mi fa: Oddio, Andrea, un gabunga. Cioè. Che cazzo, stai a dire? <ride> che io non sapevo che ancora non l'avevo sentita. Ma com'è nata sta cosa? Eh aspetta, era, ah, era per una cosa che tra l'altro. Che, di cui ho parlato ironicamente anche oggi era perché io non lo sapevo che esistessero così tante persone che negano la teoria della teoria che negano l'evoluzionismo ah, okay. pieno pieno così di gente che sostiene che l'evoluzione non esiste e io sono rimasto scioccato perché non mi aspettavo così tanta gente che diceva che l'evoluzione non esiste allora all'ennesima volta che uno mi diceva l'evoluzione bla 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 uno mi ha scritto tu vieni da scimmia, io no. Questo era il commento. Io ho letto il commento, ho fatto il video, ho letto. Tu vieni da scimmia, io no. Ho guardato lo schermo e ho detto, uga bunga tonga Bang. A questo punto mi ero esaurito, non ne potevo più. Dice, dice l'evoluzione non esiste. Dico, ma come non esiste? Ma pieno, pieno così. E io mi stavo alterando, diciamo, ma come? Vabbè, non un po' esiste il terrapiattismo, insomma. Ma Andrea, comunque io penso sì, ma... siamo proprio noi, cioè... cioè... T Ho detto che stanno dei complotti dietro, è tutta colpa da NASA, in realtà secondo me noi non, non è la scimmia, è l'opossum, in realtà, però c'è stata un'evoluzione dell'opossum. Il Neanderthal non esiste in realtà, è tutto, è tutto un complotto dei massoni di un tempo, capito? della preistoria c'erano cioè, i massoni <ride> che poi c'erano un Tra sì. i Neanderthal. C'erano i Neanderthal, gli illuminati dei Neanderthal. Che era Vero? Si radunavano, dicevano il <ride> Sapiens non esiste: eh, esatto. è un'invenzione dei Neanderthal forti. Non c'è il Sapiens, è un'invenzione. Che poi ricordiamo, secondo Marbella, sulla nasa è piena di satanisti. Anche perché, ovviamente, ah, sì, vabbè, quello sì, quello è il primo. Io sarei. Io ho conosciuto una ragazza, ehm, no, tempo fa, ho frequentato una ragazza satanista. Forse face... faceva parte da NASA, non lo so. Devo dire, lui le un messaggio. È un requisito fondamentale, quando vuoi entrare alla NASA, scusi, lei cosa, tre lauree in ingegneria e quattro in fisica? Ma lei crede in Satana? No, io sono atea, vada via, vado yeah. fuori immediatamente. Se ne va. Ma noi, prendiamo... noi non prendiamo gente che non crede in Satana, esca immediatamente. Sì, 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 assolutamente, ma è, un, è una cosa fondamentale secondo, secondo me. Entrare NASA e poi, tra l'altro, i satanisti su TikTok sono quelli più tranquilli. Ironicamente parlando, eh, ironicamente di, di, di livello di aggressività, come si dice, eh, di imposizione di ideologie, ironicamente sono i più tranquilli. Sì, ma pure sta, sta ragazza che frequentavo tempo fa, io ogni tanto facevo due o tre scherzetti e tiravo l'acqua santa, volevo, volevo vedere capito, <ride> se, se trasformava. <ride> Beh, ero un po' un coglioncello. Vabbè, facevo così. Però. Però, è stato, è stato qualcosa di particolare. Beh, era la prima volta che stavo una ragazza satanista. Ma, ma guarda, che se sono tranquilli e non sono matti, sì. alla fine. Cioè. È una religione, Rubino. Sì, è una sì, religione. Sì, assolutamente. Migliaia ce ne sono, migliaia ce ne saranno. Il problema rubino. sono gli estremisti. Cioè, Quelli abbastanza. Proprio in generale su tutti i discorsi, non, non solo sul sadanismo. Sì, eh. ho avuto a che fare anche oggi stesso, quindi figura, Dai, Ro, raccontami. Eh, eh, oggi stesso c'avevo gente che mi diceva l'evoluzione non esiste, bla bla bla, e io di nuovo lì a dirgli. <ride> eh, oggi veramente, mi, sta mi stavo esorendo oggi, che gli ho detto, ok, ti assecondo un attimo, assecondiamo questa tesi. L'evoluzione mm. è falsa, assecondiamola. Okay. Cioè, diamo per buono che non sia vero. Diciamo che una divinità ha preso del fango e ha creato due umani che facendo incesti l'uno con l'altro per un bel po', ha creato tutta la specie umana. Diamo per assurato che un incesto incredibile abbia dato vita alla specie umana. Scusatelo, ho detto, scusatela, ma i Neanderthal, l'uomo di Neanderthal, non è imparentato con noi perché noi non discendiamo dai Neanderthal. È, letteralme è letteralmente un altro mide separato, di un ramo evolutivo separato. I Neanderthal, chi minchia l'ha fatto? Che è stato un, un esperimento un esperimento andato male di una divinità, allora ha fatto il Neanderthal e ha detto: Cazzo, sei brutto, no. Basta. Ecco qui Sapiens, molto più bello, cioè, magari quindi, per logica è cinema. stata un'evoluzione. Ma a me faceva ridere molto la situazione. Infatti, l'altra volta, Andrea, che tu spiegavi le cose al dottor Mirabellas e lui l'unica risposta che dava era: E chi ti ha detto queste cose? come Sì, sì, ma lui è. C'è il campo magnetico, ma non funziona così. Ma come non funziona così? Sai che funziona così? Scusa, cioè, vi, vi leggi della fisica, chi se ne frega, non è un problema. No, ma infatti, no, la fisica mica esiste, come non esiste? Ma, ma, ma sta a sconvolgere tutto quello, tutto quello che ho imparato a scuola, dottor Marbellas? Tutto, tutto, tutto. Poi diceva il sole e la luna erano a 30 km d'altezza quando abbiamo avuto aerei alta quota, che sono arrivati a 37, quindi erano sopra il sole. Quindi. Tutto tu, tutte cose a caso che non avevano senso era tutto. Non è vero, dimostralo, ma come dimostra, Stanno libri e libri. No, no, cos'è che, cos è che è lui che voleva far vedere l'altra volta? Mi ricordo la tavola, allora, perché lui per mm. i terapeutisti, lo sì. so perché io mi sono documentato sui terapiatisti. È stato sì. un momento bruttissimo della mia vita. Praticamente, la terra è. Cioè, la Terra piatta è tipo un disco, però i, 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 i continenti sono messi così, capito? Mm. In modo che si può circunnavigare. Ok. Solo che non è che fai il giro. Del... Cioè, circunnavighi tutto curvando. Certo. Non so come spiegarlo, quindi. Poi avrei potuto dirgli, scusa, ma se io prendo un aereo e vado dritto, ho già smentito questa teoria. Perché quando prendi un aereo dall'equatore e tiri dritto, hai fatto il giro con una terra piatta che fai così, dovresti curvare continuamente per fare il giro. Quindi è smentibile con un viaggio aereo. però, sai com'è? Non... Allora, mi hanno, Vogliamo... scritto, mi hanno scritto in chat: <ride> Pena della Cassazione con la sentenza numero 3686 del 2011. Ha stabilito che mettere in dubbio il livello culturale di una persona può costituire il reato, in poche parole, è ben sapere che se si, si dà degli ignoranti a qualcuno si rischia una condanna per diffamazione, non conseguente con conseguente risarcimento danni secondo me questo no, messaggio, non esiste più la condanna per la uh, no. diffamazione è quando tu dici cose false di qualcun altro insinuando cose false. Insinuando accuse false, questa non è diffamazione, questa è esposizione della realtà oggettiva dei fatti, perché basta recuperare quella live per constatare che io sto ripetendo quello che lui ha detto esatto. e sto continuando a parlare di cose che lui ha detto. Se io dicessi Rubino mi ha minacciato, Rubino si, si droga, è quella è diffamazione, ah, è perché vero, è una diffamazione. Quella è diffamazione sì. perché è una bugia. Dico, Rubino fa cose XY che è una bugia. Quella è diffamazione. Ripetere quello che uno ha detto dicendo che è una stronzata non è diffamazione perché cioè, non è che sto insinuando che Mr. Marbellas eh, spara alla gente per strada, che quello è diffamazione. Io ho ripetuto quello che lui ha detto. E io sto sostenendo il perché quello che ha detto è sbagliato. Non è proprio. Non è che la legge italiana applicata a cazzo, voglio dire scusami, sì, sì vabbè, è il signor Bannigio che ha voluto dire questa cosa. Tu ancora lo conosci, Bannigio? Però è un ragazzotto che ogni tanto se ne esce con qualcosa di molto particolare. Ma andiamo avanti, allora, io faccio questa domanda come la faccio un po' a tutti, Andrea. Io di solito chiedo chi è Andrea, nel senso come ti puoi descrivere magari alle persone che non ti conoscono. E in più, eh, Andrea ha una maschera che porta sul web o è così? No, io sono solo una persona curiosa, una persona curiosa che vuole sapere il perché le cose accadono in un certo modo. Questo è il riassunto essenziale di come è poi quello che io faccio nel web. Poi, se vogliamo entrare nel merito, sì. sono un grande appassionato di anime, videogame, e manga, quello sicuramente, sono, stato un sono sempre stato un grande appassionato, da quando avevo sei anni che ho un computer sotto mano. Mm. A sei anni giocavo con l'Amiga, che era quel computer, quello scassone incredibile che andava solo a floppy disk. Aspetta, 500? Amiga 500? Amiga 500? Era un computer scassone che andava solo a floppy disk, vecchissimo, mm. neanche a CD, perché CD non c'erano. E io giocavo a Street Fighter 2 e a Bubble Bubble, quello ah, era quello con i draghetti. Sì, sì, sì. Allora, quindi io sono sempre cresciuto con i videogiochi in mano, quindi sicuramente i videogiochi sono la mia grande passione. E l'altra passione è lo scoprire il perché le cose funzionano in un certo modo. Il che non è necessariamente fisica, perché spesso tiro in ballo la fisica, perché è la cosa più ampia, ma non per forza fisica. A me piace capire il perché delle cose, ma io voglio avere una spiegazione reale, oggettiva e logica del perché una cosa funziona in un certo modo. Poi io, no, io sono così. Sono nel web così tanto quanto sono nella vita reale. Con, mm. vabbè, con, con le sfumature, ovviamente, eh, non è che. Cioè, Chiaramente uno è un po' dipende dalle situazioni, uno ha un carattere più o meno sfumato eh, non certo, è che. Certo. È normale. Quando gioco a Twitch mi hanno detto sempre un'altra persona rispetto a quando fai video su TikTok. Io ho detto, ma è ovvio. Ma cioè, è immaginati se io giocassi su Twitch tipo ad Alien e alla stessa maniera in cui faccio video di TikTok, cioè dovrei giocare facendo ok? Sto sparando all'alien, l'alien sanguina bene vedete l'ho ferito, <ride> procediamo avanti. Questa è una, una porta, grande verba, porta... insomma. <ride> grande <ride> grande verb. Cioè, normale che non posso fare su di come faccio su Twitch: ognuno ha le sfumature di carattere in base a quello che fa. Quello ci sta, è normale. Quindi voglio dire, però, sì, bene o male, io bene o male sono quello sul web, non è che sono diverso nella vita reale. Allora, la domanda che stanno facendo in chat, la, una delle più, è se sei laureato, in che cosa sei laureato? Io ho fatto tre anni di chimica all'università oh, oh, e l'ho okay. fatti anche abbastanza tardi, però io, bene o male, diciamo che un po' il riassunto della mia carriera scientifica mm. è sì. che, cioè, riassunto, insomma, io verso i vent'anni mi era venuto questo sbuzzo di voler sapere le cose, quindi ho cominciato a studiare come uno stronzo tutte le cose. Fino a quando avevo 16 anni non è che ero troppo interessato, infatti anche a scuola non è che andassi eccessivamente bene, ma perché mi annoiavo, quindi non è che andavo. A vent'anni mi è venuto lo sbuzzo di studiare cose. Ho cominciato a studiare robe su robe su robe su robe, ma un po' di tutto in generale, perché volevo sapere le cose come funzionavano! ah oh, Sì, faccio parte, del, faccio parte del mensa. Ho letto anch'io la domanda in chat, ho anch'io la chat aperta eh. ah, ma mh, infatti io avevo, io avevo proposto: sempre che scemo come Soprima un matto alle volte. Io faccio Andrea, andiamo al Cern, magari perché? <ride> magari. E infatti, io me, perché me lo sono scordato. Perché la cugina del, della mia ragazza gli ha portato il cappelletto con scritto Cern. Hai eh, visto l'elmettino giallo? E io oggi volevo fare live con te con l'elmettino giallo scritto Cern. Me lo so scordato a casa. Porca miseria. sarebbe eh. bellissimo vederlo. Il CERN il Però è veramente off limits. Ma eh. è non... eh, molto però, aspetta, io ho visto magari dei video. Magari... Sì, ci sono delle visite guidate all'interno, ma io non voglio vedere le cose che vedi nelle visite. Io voglio vedere l'acceleratore di particelle. E quello mi sa che non se non te lo fanno vedere se non a distanza molto lontana. Eh, no... Non, 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 quello mi sa che non si può vedere. E infatti io, io pensate, ragà, stavo dicendo una cosa a Andrea che gli ha detto la cugina alla mia ragazza che non se può dire. E io tranquillamente mi hanno per, proprio fermato. No, 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 non lo di. Cioè, io stavo di pro tranquillamente. Cosa, però se vuol dire purtroppo. Eh, no, non gli ho potuto da dire, però, vabbè, sono dei lavori che stanno facendo su una cosa. Vabbè, un po' di niente. Se no, penso che me sparano. Stiamo muti, in silenzio. sì, è meglio, se fanno i cazzi momento. nostri. Però no, dobbiamo eh. veramente scappare su una tornara però senza Mr. Marbella come latitanti sì. ricercati dal governo. Davvero, poi tocca to davvero da terra e piatta e eh. andiamo dritto finché troviamo... Che poi la cosa curiosa è che non <ride> Non, non si cade, cioè se fosse piatta, ah, perché ha detto che è infinita? I eh, terrapiattisti hanno questa teoria. C'è la terra piatta, c'è il ghiaccio sopra sì. poi c'è ghiaccio! Ma c'è okay. ghiaccio, ghiaccio a perdita d'occhio fino a quando non si raggiunge un'altra terra piatta. Come un'altra Ma è infinita! Per quella infine? Cioè, la terra. C'è la terra, c'è il ghiaccio tutto attorno. Mm. Poi il ghiaccio continua, si estende in ogni direzione. Per Non so, in distanza, non so che cazzo, quante chilometri intendo loro. Poi, dopo un po' di tempo, si può trovare un'altra Terra piatta. E così è. L'universo è un muro di ghiaccio con tante Terre piatte ficcate all'interno. No. Questa è la loro e teoria. Perché non ci sono costruzioni in quest'altra Terra? ottima domanda cioè perché non abbiamo colonizzata abbiamo dovremmo visto. chiederlo a cosa eh no, no perché eh, mi vado a piana casa a lancio sta a nessuno sto tranquillo magari c'è un altro Rubino con un altro Andrea che sta facendo un'intervista e si Immagino, chiedono, come mai un'altra dimensione ah, ah, beh, ah beh, boh beh. Lì lì io credo agli universi paralleli ma non così però magari togli un po' più secco anche se mi sto dimagri che ne sai che ne sai sì, può essere può essere ma allora, io ho visto anche, mi faccio la domanda eh, una delle mie tante domande un po' così, un po, un po' rubinesche, io ho visto anche che ti sei esposto sulla situazione Ciccio Gamer e YouTube. Ci puoi ridire cosa ne pensi? Perché non ci ho capito un cacchio, io con TikTok uh, mi hanno bannato, ho preso rosicato. Cosa ne pensi? <ride> Di questa situazione. Cioè, Ma che alla successo? fine abbiamo avuto uno scambio di battute abbastanza tranquillo, tutto sommato, mm. quindi in realtà niente di eccessivamente aggressivo. Sì. però il, il discorso era sempre quello: cioè secondo me, una, non puoi rompere il cazzo a qualcuno perché mangia. Cioè, se tu, se, cioè, tu allora a livello di salute mangiare fa male. Mangiare sì. troppo, essere grassi a livello di salute fa male, sì. ma a livello morale non gli puoi rompere i coglioni a qualcuno, perché a livello morale sono cazzi suoi. Cioè, nel senso, allora, voglio dire, è, è come: infatti, nella chat di Gischianto, lì. Che cazzo è, è arrivata gente che diceva: Non sai cosa fai, eh, stai, eh, eh, non è un bambino, cioè, sono cazzi suoi se mangia. Lo hanno trattato come un bambino che non capiva niente. E io allora ho detto questo, mi so, ho fatto un video dove dicevo a queste persone qui: Ma voi agli streamer che fumate, gli dite qualcosa? No. Io, io ho visto tantissimi streamer, senza fare nomi ovviamente, che fumano 60 pacchi di stipaglie a ogni stream. Gli scrivete qualcosa? agli streamer che bevono, gli scrivete qualcosa? Cioè, voglio dire, poi le persone che dicono questa roba qui, magari sono le prime che o fumano o bevono o fanno uso di sostanze psicotrope e un po' il cazzo a lui. Cioè, voglio dire. A livello morale mangiare non è sbagliato sono cazzi suoi. Cioè, voglio dire: se, se fosse un parente che gli dici eh, a livello di salute ti stai facendo male è un discorso. Ma a livello di salute, a livello morale, non c'è una cosa giusta, o sbagliata. Se uno vuole di, se uno dice io voglio sfondarmi di mm. cibo, se poi muoio presto, sono cazzi miei. Sono cazzi suoi! Perché bisogna trattarlo come un bambino che non capisce un cazzo. Cioè, nel senso, poi se uno lo fa perché a livello psicologico ha dei problemi, è un'altra faccenda. Mm. Ma lì non ha bisogno di un dietista, ha bisogno di uno psicologo. Certo. Non ha bisogno di gente che dica dimagrisce, ha bisogno di gente che dica hai bisogno di aiuto psicologico. Se vuoi te lo possiamo dare. Perché se uno mangia per sfogare lo stress e tu gli fai l'operazione per, per diminuirlo lo stomaco, quello dopo tre mesi torna grasso come prima perché torna a mangiare. Ma ah sì, perché psicologicamente non è pronto ad affrontare una dieta... Eh... E anche se fa l'operazione, come è successo poi a Joker, al fratello Ciccio, lui poi ha mangiato. Però io male. non sono aggiornato. No, no, ti, ti spiego. Allora Joker aveva fatto, il fratello Ciccio aveva fatto questa operazione, poi eh, non ha seguito. Ha seguito per un po' la dieta, ma si vede psicologicamente non ce la faceva. E si è rifatta per i dimagri. Capito? Se le pesa... fate due, sono pesanti. È pesante quell'operazione, anche perché il dimezzamento dello stomaco implica anche l'assunzione ridotta di nutrienti, di conseguenza anche vitamine, sali, proteine, cose essenziali per il corpo vengono introdotte in misura minore, quindi non è una cosa cioè, molto border limit l'idea di farsi troppe volte questa operazione. Che poi lo stesso... Cioè, ecco, quando mai dicendo a qualcuno che smetti di fumare, lui smette di fumare? Ma quando mai è successa questa cosa? No, qui? però io l'ho visto qua, io ti dico la verità, eh, Ciccio me lo disse eh, a me al Games Week, dice Rubi se vuoi ti aiuto, però eh, quello che volevo spiegare pure a Ciccio, cioè io quando sto al Games Week, io ringrazio il suo aiuto e la preoccupazione, mi è stato vicino, però eh, lui prima pesava 215 kg, io quando stavo al Games Week eh, pesavo 125, io secondo me adesso io ce la posso fare da solo con una buona dieta, ce la sto facendo, non mi serve l'operazione per il mio peso. Perché adesso sono passato un 125 kg e 100... adesso ci pesavo 109. E piano piano sto dimagrendo, mi sto muovendo. Quindi a me, dico la verità, non mi serve. Una cosa che mi servirà magari in futuro è l'addominoplastica per il grasso in eccesso. Però... Sì, ma quello ci può anche stare. Ma, ma, no, ma tu non, secondo me non hai assolutamente bisogno. Cioè, Tu ce la fai benissimo con una po' di dieta. Eh. Cioè, non sei quel livello di obesità estrema che richiede un intervento. Cioè, Che poi io... Per, per finire il discorso, comunque per portare avanti il discorso, cioè, sì. io a quello che ho detto anche in live, è, le cose dipende da chi le dite. perché certo. non tutti reagiscono uguali. Cioè, perso una persona detto pure io. può reagire in maniera diversa, cioè, di è una persona che è molto emotiva, è molto sensibile. In conseguenza, le parole feriscono le persone sensibili. Quindi, se voi dite a uno sensibile che fuma o che mangia troppo, o che ha problemi con l'alcol non farlo, smetti, bla bla la prima cosa che fa è o mangiare o fumare o bersi una birra perché sfoga questo stress nella sua abitudine smetti, invece se c'è uno di carattere un po' più forte gli dici ti fa male questo qui ti risponde lo so adesso vediamo cosa fare però dipende sempre da chi ci si rivolge a come è fatta la persona No, ma infatti quello che diceva Ciccio il video, eh, diceva, a me il dottore ha detto così e io sono cambiato. Però non siamo tutti uguali, se a te il dottore ti ha detto così, tu l'hai presa in un determinato modo. Se tu dici così a schianto, magari, mori fra due o tre anni, non è sicuro che la prende come te. Infatti l'ha presa in tutt'altro modo. A me ad esempio, perché... a me, ad esempio dimmi dimmi. il dottore mi ha detto, Rubì, questi sono i valori, o dimagrisci o mori. Non c'avevo scelta. Io adesso sto dimagrando e sto pure meglio. Devo dire la verità, con la respirazione, con tutto. Però io l'ho presa in un modo perché ho un carattere. Magari Gis, gis, gis come dicevi tu, che è una persona magari più sensibile, la prende in un altro modo. Eh, beh, dipende sempre come, come sono fatte le persone. Non siamo tutti delle coppie l'uno dell'altro. Quindi, ovviamente, certo. Ma il fatto che te l'abbia detto un medico è un discorso, poi una parentesi a parte perché sì. quello è un medico. È un medico che ti. cioè il suo lavoro è dirti la verità perché ha fatto certo. il giuramento di Ipocrate per il quale si è giurato di servire e proteggere le persone. Quindi avrebbe infranto lo stesso, il suo stesso giuramento se ti avesse detto una bugia, ma quello ci sta perché quello è un medico che ha visto le tue analisi e ha ti ha detto la verità in faccia. Quello è un altro discorso. Qui non siamo in uno studio medico, questa è una piattaforma dove si parla, voglio dire. E sputare. cioè, nel senso, fare eh, sentenze di morte. A caso, eh, a persona è stata gravissima come cosa, eh. cioè, cioè chi l'ha detto? Stato ma Bud Spencer crudo. è vissuto fino a 90 anni, e pesava 190 kg. Che vuol dire? Non è una regola, questa non è una regola di base. Non è che, se uno cioè, se uno è grasso, rischia la vita, ma certo. lo sa so benissimo anche lui. Non è che uno è grasso e dice no, io so che essere obesi è un bene. Lo sa anche lui. Cioè, non è che chi mai nella vita direbbe io sono obeso perché fa bene alla salute. Ma cosa mai detta da nessuno. Quindi lo sa anche lui. Per cui, cioè... conto se lo dice un medico su una piattaforma a fare una sentenza di morte. Cioè, voglio dire, santo eh, cielo. Lì, lì è stato abbastanza pesante. Infatti lui le dice io sono molto crudo con quello che dico, me ne rendo conto. È eh, Però troppo, secondo me. Lì è stato... Cioè a me se mi dicono una cosa del genere io faccio die, 2-3 anni. eh Vogliamo dire 5, 6, che poi ho visto che gli è dato anche ragione eh, Pepo, l'altro ragazzo che era stato nominato, che ha detto io lo so che a me rimangono 5, 6 anni se, se mangio così. Ho detto vabbè ragazzi mettete la dieta, io mi ci sono messo. Ho, ho capito, ma in realtà secondo me non è stato tanto il dirlo, perché se l'avesse detto in privato è una cosa, dirlo in pubblico, specialmente su una piattaforma come Twitch è pericolosissimo. Per la chat, perché su Twitch, come su TikTok, come su ogni piattaforma, c'è una fauna variegata di persone che ci sono dentro. Come in ogni gruppo di persone, ci sono quelli che sono più svegli, meno svegli, più furbi, meno furbi, più sensibili, meno sensibili. Se tu vai a dire a una persona che fa 2-3.000 spettatori ogni sera, butti questa bomba qui, 100, anche se solo sono 100-200 persone della sua chat che lo bombardano di questi messaggi, uno diventa scemo. Perché, certo. cioè, un, una persona sensibile legge in chat, attento muori, hanno detto che muori, presto muori, cioè, o non gli viene da dire, oh, ma avete rotto anche il cazzo, però, cioè, ma più voglio che dire... Altro, la chat pure di è pure piena di troll, quindi, cioè, alcuni magari si preoccupano veramente, però alcuni trollano e succede un bel casino. Eh, anche perché se lui dice il cazzo e chiude e poi smette di fare live, cosa abbiamo ottenuto? Cioè, fuori di rompergli il cazzo, lui si sveglia la mattina e dice basta, non ce la faccio più in questa situazione. Smette di fare like cosa abbiamo ottenuto? Che non è dimagrito e non c'è più, che in su Twitch. Cioè, che cazzo è servita questa roba? Però qui, io, cioè... da una parte, lo vedo. Cioè, non vedo un intento malvagio di Ciccio, però, secondo me ha sbagliato i modi. Cioè, lui non pure malvagio, da, ma... da me in privato, quando io stavo a Sto cacchio Gameswick, mi, mi ha detto, dice Rubio, io ti voglio aiutare. Te capisco come ti senti. No, ma ha fatto un bel discorso. Se vuoi, quando vai a fare operazione, se vuoi fare questa operazione, te sto vicino. Apposta ti dico: Non era un intento malvagio, però secondo me ha sbagliato la metodologia. No, ma non c'è intento malvagio. Ma io nel scambio di video che ho avuto con Ciccio non ci siamo insultati, non è che ci siamo presi a parole. Abbiamo avuto un semplicissimo scambio di opinioni, che poi è una cosa che oramai si sta perdendo anche. Ho visto anche su TikTok: non c'è più lo scambio di opinioni. Sembra che due persone o si prendono a cazzotti o vanno eh. d'accordo. Cioè, io faccio dei video risposta dove poi mi arrivano i video risposta, video risposta che dicono Eh ma perché l'hai fatto? Eh? C'è uno stronzo. Stiamo solo parlando, stiamo parlando, sì, stiamo dico... scambiando due opinioni diverse, non necessariamente ci stiamo sui coglioni. Io dico la mia opinione, tu dici la tua. Se non siamo d'accordo, ce le scambiamo le opinioni e pace. Non è che dobbiamo per forza litigare, sembra che bisogna sempre litigare. Adesso, cioè, non ho capito questa maniera del litigare. Eh, però, purtroppo è così quando tu parli di una cosa o porti un'argomentazione su qualsiasi persona. Purtroppo c'è sempre quello che dice, eh, no, ma tu lo devi lasciare stare, eh? fatti i cazzi tu, eh, cioè, mamma mia, posso parlare in cazzo, allora non parlo di nulla. C'è cioè, una cosa allucinante. A me, guarda, mi è successo da poco che io, oh, spero che non lo vedrai mai, ho visto un litigio di un ragazzo con dei youtuber. E mi sono arrivati i messaggi, eh. Yeah, perché non ti ha visto, eh? Attento che se te vedi vede dal ti te scoppia. Raga, che palle, <ride> che coglioni, ma so parlare. Non è che io voglio litigare. Mi sono rotto il cazzo, cioè, fa botte e litigare del 98, raga, basta, cioè. Una certa, uno deve andare avanti nella vita, eh. Che poi non siamo, non siamo più scimmie che risolvono i problemi a cazzotti. Quindi la, il 90% di quelli eh, ci vediamo e ti scasso, sono balle. Perché non siamo più scimmie. Ma se tu mi meni o ti querelo e mi paghi anche i danni, così funziona la realtà. Qui non siamo in un anime, in un manga dove ci si vede fuori per strada in una scuola giapponese e si fa a botte che col bullo. Questa è la vita vera. Se tu mi alzi le mani, io ti denuncio e mi dai anche i soldi, così funziona oh, la realtà. Yeah. Per prima scimmie e ci beccavamo, è finito. Sì, che palle. Ma, cioè, ma poi io ho pure il lavoro. Cioè, sto, sto una fa... Comunque, grazie a Leo De Carli che ha fatto il ride. Io ho pure un lavoro. Devo pensare a cose più serie. Cioè, le botte, che palle. Cioè, però mi rompe i coglioni. Sì, ragazzino, ho fatto qualcosa. Che palle, basta. Cioè, Rubino, tu, tutti da ragazzini abbiamo avuto i nostri, nostri exploat, cioè, sì. tutti da ragazzini siamo stati stupidi, ma è normale, nell'essere adolescente, l'essere stupido è proprio una caratteristica tipica dell'adolescenza, quindi ci sta, quello è normale. Rubino, se ti becco in sì. giro ti do un bacio con la lingua. Grazie. No, Così hanno tanto detto... per cambiare occhiolino, lacrime di gioia. Grazie, ma hanno detto che se mi beccano in giro mi danno un bacio con la lingua. Vabbè, ci può stare. Quello è già <ride> meglio. Tu non gli senti l'alert, ma ti Grazie, connega del sub. No, vabbè, ci sta, però... Boh, io ho sempre detto come la penso. Cioè, fa botte e mi rompe proprio i coglioni, proprio. Cioè, non c'ho proprio tempo nella vita manco tu uscire. Sto pensando a fare fa botte per il territorio. <ride> <ride> io, io di solito urino all'inizio della mia via per marcarlo così. Eh, cioè, chi passa tocca Lì poi... Lì prendi... Gli altri bulli dopo sentono l'odore. e Capiscono che questo è territorio marchiato. Quindi... No, no, è giusto, lì. Prendi... Sì, ho capito che quel ragazzo è del 2001. Però io quando ero piccolo non andavo a rompere i coglioni alle persone, ragazzi. Cioè, io, non è che... io intervenivo, giusto se mi rompevano i coglioni a me. Io non è che vado a romper cazzo a gente perché voglio fare show spettacolo. Siamo in un'altra epoca, va benissimo, va benissimo. E... Allora, Andrea, io vorrei chiedere un'altra cosa. Qual è Dica. uno dei, più, dei tuoi più grandi sogni? Oddio, sai che in realtà non mi sono mai tanto focalizzato su, un su quello che vorrei fare, ma più che altro su quello che voglio fare adesso. Cioè, mm, allora, se parliamo di tutto, parliamo di tutto, tutto in generale, tutto, tutto, tutto? tutto. Allora, tutto. Il uno dei miei grandi sogni, che è, stiamo andando un po' nell'astratto, eh, però sì. mi piacerebbe visitare Marte. So oh. che siamo nell'astratto. Però mi piacerebbe mettere il piede su Marte. Proprio per il gusto di dire sono su un altro pianeta. Cioè, per me sarebbe incredibile dire sono su un altro pianeta. Non è che sono su un altro continente, sono su un altro pianeta. Cioè, sarebbe bellissimo di vedere un altro pianeta, mettere i piedi, magari vedere la Terra molto in distanza. Beh. però sarebbe bellissimo. Eh, Anche sì. la Luna mi andrebbe bene. Però Marte mi piace più come concetto. Lo so che è un sogno. Stiamo andando molto nel fantasioso, però. Mi piacerebbe viaggiare tra le stelle, anche quello, sicuramente. Infatti, io l'ho sempre detto anche da Greenbound Buddh nella live che feci con Don Ambrogio, che dissi che a me scoccia l'idea di morire perché vorrei vedere fin dove l'umanità arriverà con le tecnologie. Cioè, io vorrei viaggiare tra le stelle, capito? Vorresti essere un lander? Sì, ma io spero che trovino il modo per vivere per sempre entro 20-30 anni, che trovino qualcosa per rendere la vita eterna. Ma sempre con la tua stessa età oppure con l'invecchiamento anche? Ci sono, ci sono due progetti attualmente in corso, il primo è l'immortalità biologica, rimani giovane mm. per sempre, ma è un casino da fare, è veramente un casino incredibile, stanno avendo un sacco di problemi a renderlo realizzabile. Okay. Il secondo, più fattibile che secondo me è quello che succederà, diventiamo dei cyborg, trasferiscono la coscienza del cervello in una macchina e tu diventi un cyborg che bello. è un po' secondo me quello che accadrà alla specie umana tra molto molto tempo, la fusione tra uomo e macchina è inevitabile bello, un rubino cyborg c'è sta, tipo Terminator, no? S -s -s sì, oddio, molto Terminator era proprio progettato per ammazzare gente, noi ci fanno lo cy il cyborg ci streamer ci progettano per fare la streaming per <ounced> un persone, esatto <ride> ci fanno no, Cyborg sarebbe. con quelle panze così lo Cyborg streamer, perfetto No, spero che Cyborg, almeno non mi fanno la panza almeno mi risparmano un po', <ride> che cazzo pure Cyborg che la panza non è possibile <ride> cioè, io mi rifiuterei vabbè, per, per andare su Marte basta che senti Boldi e De Sica vacanze su Marte, loro proprio mi dice portare loro film bruttissimo L'ho io penso Molto. uno dei film più brutti che abbiamo mai fatto Molto, molto brutto. Vabbè, che i panettoni, ci panettoni, hanno smesso di essere belli nel 98, quindi. Eh, ma tanto sono sempre le stesse cose, se ci pensi. Cioè, cambiano le ambientazioni, però le battute sono sempre quelle. Ma no burla! Cioè, stesse... No, la... dico sempre le stesse cose da vent'anni, le stesse battute. Cioè, è uguale. È da vent'anni che sono uguali quei film lì. Infatti, oramai loro. Però loro oramai sono vecchissimi, oramai boldi, non si ricordavano neanche le battute sul set, oramai da quanto. Sì. ma infatti io vorrei un giorno parlare di questa cosa, di Cinepanettoni, eh, ho scritto Enzo Salvi, pensa, per, eh, per venire in live su Twitch per parlare di questa cosa, come sono cambiati i tempi, e chissà che, che ci dirà. Secondo non me ci dirà, carina ah, come cosa. di... Ah, Immagini. <ride> una, una paresi gli è venuta, che è cazzo, un ictus, che cazzo. Poverino, cioè tu immagini che il suo personaggio per anni e anni sui Cine Panettoni era questo, e il cipolla, dove fa questo? Una cosa sempli cioè, semplicissima, non lo so, però era questo. Sì, sì, lui ha sempre fatto quel personaggio lì in tutti i film, cioè, per, per quanto fosse una guardia del corpo, un Beniè, un... era sempre così lui, era sempre quel personaggio lì, ovunque lo mettevi. A me dispiace, Sandra. Eh? Dispiace che magari alcuni attori sono rinchiusi per anni nel proprio personaggio. Cioè, guardiamo, per esempio, un Alvaro Vitali. Adesso ha 80 anni e passa, e ancora fa Pierino. Perché è stato talmente di successo quella roba che surclassa ogni altra sua opera. Fa. È come Daniel Radcliffe che ha fatto Harry Potter. Lui è Harry Potter. Non importa cosa farà nella vita, lui è e sarà Harry Potter. Sì. Tu vedi lui al cinema, dici in questo film c'è Harry Potter, non dici c'è Daniel Radcliffe, perché è stato talmente di successo che surclasserà ogni cosa fatta più avanti. Sì, 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 guarda, io stavo parlando proprio con un attore, perché non so se sai, comunque la mia ragazza lavora nel campo teatrale. Ma che è sta cosa con congelamento? Vabbè, non lo so. Ehm... Che stanno a scrivere qua? Non lo so, sto leggendo anch'io, non sto capendo un cazzo di cos'è sta roba. È una cosa tua che hai fatto no. tu. No, ti giuro, non è una cosa mia. Uno più Hell non più el Slayer. Eh, però Fermi! Sono rispettato. Eh, ma leggere, pure il bro. mod mio, ci cioè, te mette li mortacci tua. Ah, Lord. No, stanno a. Fa, stanno trollare. A... Bravi trollare. Intanto parte il momento troll. Bravi. Allora, ehm... che te lo di? E... la tua guarda, ragazza lavora nel campo, la... sì, nel campo teatrale io parlai con un attore non so se tu ricordi o l'hai mai visto la banda della Magliana allora, la serie sì, me, lo ri... me lo ricordo di nome non sono sicuro di averlo visto però so cos'è guarda eh, io parlai con l'attore principale che verrà anche come ospite libanese eh, per mm -hmm. fare un'intervista lui mi ha raccontato che la gente dopo 11 anni di serie ancora lo chiama il libanese cioè lui non riesce o oh, ha fatto 200, una marea di film ma ha fatto il cacciatore che poi mi racconterà comunque qua live non riesce a levarsi la cosa del libanese cioè lui è il libanese per tutta la città di Roma sarà il libanese purtroppo sono ci ho certi... che... ah. avuto così tanto successo che sarà ricordato per quelle fine <ride> non c'è modo eh, ma infatti è un po' un'arma a doppio taglio quando fai un boom del genere, come è raccontato per Harry Potter, insomma. Eh? O fai qualcosa di tanto epico, tanto epico come, come il film che ha famoso o come la serie, e quindi diventa, cioè fai qualcosa di altrettanto epico. Quindi ti possono anche ricordare per due cose diverse, se no è difficile. Tipo Schwarzenegger e Stallone, loro ce l'hanno fatta in questo senso. Ci hanno fatto cose talmente epiche. Che non, non gli si riesce a associare un ruolo capito? c'è stato il periodo in cui Stallone era Rambo era solo Rambo poi dopo ha fatto altri film altrettanto epici c'era il, il periodo in cui Schwarzenegger era Terminator, era solo Terminator poi ha fatto altre cose e da lì si è un po' diciamo ammorbidita la questione però bisognerebbe che lui faccia qualcosa di altrettanto epico eh sì, ma oddio ha fatto Il Cacciatore è eh? un bel telefilm eh? ragazzi momento trolling finito mi è stata riempita la chat per cortesia eh <ride> Per cortesia, ragazzi, per cortesia, eh sì, eh, lui però mo sta a fare tante tante cose, però mo, vediamo se riuscirà a cambiare. Invece, ti volevo fare un'altra un'altra domanda, Andrea. I tuoi obiettivi. I miei vita. obiettivi lavorativi, lavorativi e personali se, se ci li puoi dire. Sono sempre cambiati molto in base anche al periodo. Perché io ho sempre avuto una certa incostanza in queste cose. Sono una persona a cui piace molto cambiare, cioè mi piace una cosa, me, me la gusto tutta, poi track si va quella dopo. Non so come dire. Quindi, sono sempre stato un po' incostante in questo senso. Adesso, forse per la prima volta, penso di aver costruito un qualcosa, e lo sto ancora costruendo, che mi piace un botto, che è stare dietro a TikTok, stare dietro a Twitch, mm. a fare la streaming. E ci sto, allora, è veramente faticoso, dico la verità. Poi, al di là, mi sono arrivati anche mille commenti sul talk, ma cosa è faticoso, niente. Eh, eh, eh. vabbè. Comunque, io, vabbè, cioè, al di là di ciò, è veramente impegnativo, però mi piace un botto, e quindi io continuerò qua senza fermarmi mai. Senza ombra di dubbio, tiro dritto senza mai fermarmi perché mi piace un botto quello che sto facendo qui su TikTok, su Twitch con la streaming, eccetera, eccetera. E io qui adesso voglio andare avanti e non mi fermerò mai in questa cosa qui perché mi piace un botto. Mm. Quindi, per adesso è questo. No, ci sta, ci sta, pure io sono nelle tue stesse condizioni. Ho i miei obiettivi, mi impegno. Manco sono andato in vacanza, mi impegno e li raggiungo. Ma manco io! Io non ho visto che sono rimasto a streamare tutto a Pure io, ma, <ride> ma infatti poi i risultati arrivano, eh, Andre. Io, per esempio, prima c'avevo. Cioè, adesso sto a 2000 spettatori di media e per me è ottimo, cioè per me è buono. Capito? Io tanta so... roba. Sì, perché io ci ho avuto un percorso un po' particolare. Sono partito da YouTube, poi sono arrivato eh, su Twitch, che purtroppo c'è stata questa separazione con YouTube e Flame, e eh, ho iniziato con 10 spettatori. Mi sono fatto tutto un percorso in salita e poi piano piano, piano piano, piano piano. Allora, molti purtroppo, un po' bumereschi, sostengono che eh, fare streaming o i video non, è, eh, non sia un lavoro. Cosa ne pensi di questo? Ci ho avuto a che fare proprio su TikTok in un video in cui mi chiesero cosa facessi io eh, per vivere. Gli ho detto: Mi occupo di TikTok, della streaming, e io dissi, È una cosa molto impegnativa, ma siccome mi piace molto, mi piace stare a contatto con la mia chat, con la gente con Le persone mi piace aver chat, mi piace chiacchierare con loro, mi piace divertirmi insieme a loro. Disse anche se è molto impegnativo. Comunque, io voglio fare questo perché io farò questo. E mi sono arrivati l'orda anomala di commenti. E eh, perché non ti alzi alle 5 del mattino e vai a spalare eh, della merda con il legno, che quello è un lavoro? Perché non ti fai mille quattro ernie? Bla 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 bla. E allora io, queste persone, gli ho detto ma scusate un attimo, ho detto. Secondo questa logica, il calciatore non è un lavoro. Eh certo. Perché secondo sai questa logica. Calcio... Da calcio alla palla vengono pagati milioni. Secondo questa logica, il presentatore TV non è un lavoro. Sta parlando, presentando una trasmissione, intrattenendo della gente. Secondo questa logica, è un lavoro. Secondo questa logica, i musicisti non fanno un lavoro. Secondo questa logica, chiunque non si occupi di produrre un materiale al fine che. Che poi venga usato per un'altra cosa non sta lavorando, certo. ma siamo nel 2021, basta rimanere legati al 1970, cioè, siamo nell'epoca digitale. Nell'epoca dell'intelligenza artificiale e nell'epoca dello streaming, perché ci sono persone che, a cui non frega niente del calcio, magari, o magari gli piace anche il calcio, però ci sono persone che si intrattengono anche guardando persone che fanno streaming su Twitch. Twitch è la televisione del nuovo millennio: i streamer sono i presentatori, il loro canale sono i canali TV e la gente li guarda e si intrattiene come fosse in televisione, perché altrimenti, ripeto, chiunque lavora in TV non sta lavorando, in TV, non sta lavorando secondo questo ragionamento. Maria De Filippi sta lavorando? No. Apposta per te? Ma Costanzo sta lavorando, sta lavorando? Cioè, che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente questo discorso qua? Cioè, non siamo più nel 1820, è questo che gli ho risposto. Per cui, cioè, poi sì, mi faceva ridere. Comunque. È... A, me, a me è sempre questo. A me si chiama. Eh, Rubi, beato te che stai seduto senza fancazzo. Io mi sveglio svegliai 5 eh. del mattino, vado a prendi i mattoni. Ho capito, amico mio, io te voglio bene. Ma se tu hai deciso di fare un percorso e hai deciso da, da fare muratore eh, lavoro onestissimo. Cioè, non è che ma tu non certo, dobbiamo ma... fare muratori. Eh, io ho deciso faccio un altro percorso e faccio altre cose. E non vuol dire che questo, eh, con, con questo percorso non si fatica. Perché te in vacanza ci può Io se mollo un attimo, non si sa che succede. No, più. ma tutto rispetto perché fa dei lavori, ci mancherebbe certo. altro, cioè, nessuno critica loro, però questo non è un ragionamento sensato da fare perché io ho avuto anche quello che mi diceva: il tuo quello che fai tu è una strozzata. L'unica cosa vera è alzarsi alle 6 e lavorare 9 ore. Allora io, a quel punto, questa persona mi ha fatto girare i coglioni perché era palesemente in maniera aggressiva e io gli ho risposto: no, la vera cosa è alzarsi alle 4, larare i campi 16 ore, pagare le tasse all'imperatore e non andare sì. in ferie perché le ferie pagate sono un lusso e la malattia a casa è un lusso. Cioè, io... che cazzo vuol dire questo ma... discorso qui? Ma infatti Andrea, io tornerei al baratto a sto punto. <ride> se pro... Vabbè, se proprio vogliamo tornare indietro nel tempo, cioè, almeno torniamo, facciamo bene. Io ti do 5 galline e tu mi dai 4-5 uo... uova. <ride> Vabbè, magari è così, magari è così. Ma... Mh, comunque hanno detto. Eh, Ci ho letto in chat che questo lavoro... Comunque è accessibile eh, a tutti e quindi sembra più facile, ragazzi. Questo lavoro può essere accessibile a tutti, ma in Italia, seguendo le statistiche, solo 59 streamer su non so 30.000, non so quanti fanno più di 1000 viewer. Fanno tante persone, solo 59 quindi cioè, non devo dire niente a chi ne fa di meno. Cioè, assolutamente, però raga, cioè, per, per raggiungere scopi, determinati scopi devi lavorare tanto, tanto. Cioè, non è, tu, tu lo puoi fare la streaming, però poi devi raggiungere determinati scopi per mantenerti e per far diventare eh, questo un lavoro a tempo pieno. Ok, Poi ci stanno gente, comunque è vero, c'è stanno gente che non so come fa, c'è 200 persone in media, c'hanno 1000 sub, 2000 sub o 500, c'hanno 1000 sub, quelli, quelli so cose particolari che non so come si fa, sono contento per loro. Raga, devi, devi essere comunque, devi avere personalità, devi Devi comunque seguire un percorso. E adesso faccio raccontare ad Andrea. Andrea, ci puoi, ci puoi descrivere un... Una tua giornata, tipo, come funziona? Ne stavamo parlando ieri. Io mi sveglio mattinata inoltrata perché faccio molto tardi la notte per il motivo che adesso ci arriviamo. Ok, mi sveglio mattinata inoltrata prima di pranzo. Mi alzo, faccio colazione, bevo un caffè, quel cazzo che è insomma mi, mi lavo e poi devo aprire TikTok perché devo fare i video per forza. Sto un'ora, un'ora e mezza e cerco di andare anche veloce però meno di un'ora e mezza è impossibile a guardare le domande e a provare a fare le risposte, a cercare le domande carine, insomma, perché comunque cerco sempre di fare 10-11 video di media al giorno su TikTok, perché mi arrivano mille domande, non posso fare un video solo. Certo. Finito di fare l'ora e mezza di questa roba qui, dopo devo controllare le mail, chi mi ha scritto, se qualcuno mi ha scritto, devo rispondere ai messaggi di... di, di, non, di come si dice... Che metti che non hai mai scritto qualcuno per fare uno sponsor o cose varie, bisogna guardare, star dietro, eccetera, eccetera. Poi bisogna pensare a che cazzo fai la sera al streaming perché io cerco di costruirmelo un attimo la, la live ah, serale, certo. non, non, non posso improvvisare, anche perché una buona parte della mia live, un'ora, un'ora e mezza, è sulle reazioni a qualcosa. Se reagiscono allo, allo zio Camillo che mi descrive la sua tagliera, non è interessante. Bisogna trovare cose interessanti a cui fare reaction. Pensi a questo, poi, ovviamente, non è che cioè, bisogna anche. Mangiare perché bisogna mangiare, occuparsi del cibo, delle cose, del, um, di fare la spesa, degli animali, portarli fuori quando c'è bisogno. Poi c'ho la fidanzata perché anche lei ha eh, bisogno di dedicare del tempo anche a quella. Quindi poi vai dalla fidanzata, torni a casa, mangi una cosa al volo, accendi il computer, prepari che tutto sia in ordine, fai la streaming 3-4 ore, che comunque, ripeto, può se non sembrare, ma streamare è bello, ma è faticoso. Sembra una stronzata, ma è faticoso perché se, cioè, se uno fa una live dove accende la cam, si mette così e sta quattro ore, ti posso anche dare ragione, però in una live tu devi intrattenere le persone, devi essere comunque un, una persona che intrattiene, devi fare cose che divertono, certo. devi parlare, non è semplice. Cioè, io, non, non immagino, io non riesco neanche a immaginarmi una live dove sto zitto per un quarto d'ora, cioè io in live non riesco a stare zitto neanche per un minuto di fila. Perché a me viene da parlare, proprio per cercare di comunicare anche con la gente che mi guarda, comunicare con le persone. Solo che parlare a quattro ore di fila, io faccio Bonolis la sera praticamente, mi stanco un botto, è molto bello, ma stancante. Poi finita la live, devi caricare la roba su YouTube, quindi stai altre due o tre ore a scaricare i video, tagliarli, caricarli. Sono le 3-4 di notte, vai a letto e ricominci. Eh, sembra che tu, lo sai che per molti eh, non, non la vedo così, per molti ti metti qua, dici tu cazzate, è finito, hai preso i soldi. Ma non funziona eh. così. Ma pure, ad esempio, ragazzi, c'è cioè pure anche un lavoro esterno, comunque, che fa magari il tuo management, che eh, comunque ti danno dei lavori e tu su quei lavori ci devi magari costruire un video. Quindi devi pensare al video che devi fare, poi devi pensare co eh, come costruirlo per intero, il miglior modo magari per far vedere il prodotto... Cioè, ci sono tante cose dietro che non tutti vedono. No, eh, ma c'è un sacco di eh, cioè, cioè, Qui si firmano robe. Non è che siamo qua per giocare. Cioè, qui noi firmiamo cose, firmiamo carte, cioè, stipuliamo accordi. Non è che cioè, voglio dire, quindi c'è della serietà dietro. Ci sono cose ufficiali, documenti che hanno delle penali se non rispettate dietro. Abbiamo, abbiamo, abbiamo comunque tutta una serie di documentazioni anche a livello com di, 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 di commercialista a cui star dietro. Cioè, siamo dei liberi professionisti, si può dire così. Sì, sì, siamo sì. liberi professionisti. Però c'è tutta una serie di documenti a cui star dietro. Non è che cioè, accendiamo... Uh -uh, cioè, metti che lo sponsor ci dà da sponsorizzare, non so, un, una bottiglia d'acqua di una marca. Non è che possiamo fare... Ecco, qui c'è l'acqua, arrivederci. Cioè, voglio dire, no. c'è tutta una cosa per bene da fare. Non è che sia tutto così alla cazzo di cane. Eh, purtroppo però molte persone non lo capiscono. Per esempio, alle volte mi padre e me pa. Oh, ma che t'hanno Perché magari te... mandano delle cose che devi mettere per farle, per farle vedere, no? <ride> mi padre mi fa pa. Oh, certo qualcosa da tagliamia mia da la potevi far mandare. Che cazzo? Però non se lavora così. Come se lavora così? Ma in che senso? Ma, ma queste me le danno a me, ma perché le devo mettere io? Cioè, vabbè, però non si lavora così e se ne va. Sempre qualsiasi cosa a me me danno. Qualsiasi può essere, che ne so, pure in anello. Eh, non si so fa così. Oh, ma che c'entri? Io tutto è bene. Se ho qualcosa non è che se ho, per esempio, una maglietta che devo mettere. Gliela posso, posso ordinare di un'altra cioè, un taglia perché ti serve a te, oh, è eh. ovvio. Scusami, eh. Grazie è per la tab, ho... Andrea. Prego. E... Ho fatto adesso al volo. Scusa, sì, sì, abbiamo finito il nostro Daily Sub che è sempre umilissimo. <ride> Anche se abbiamo l'obiettivo... Mi sono messo un altro obiettivo in testa, Andrea. Raggiungere le sub di Van Griego. Sai che non so quante ne ha Eh, 2000 e passa. Mi ah so. Ok, va bene. Quindi ci sto lavorando. Io non mi posso lamentare su quello. Eh. Non... Mio... Sta Grazie, Just bloomy. Io sto raggiungendo il millante. E va bene. Sono tranquillo. No, io non dico, non dico niente. Io non no. dico niente io e dopo mi dicono, c'è Andrea che flexa, quindi... Eh sì, qualsiasi no, cosa no. dici che flexo. Ma guarda, a me una volta è successo... Sono 4.000! <ride> Scusate, dici, Grandissimo. Sì, Ma ne 1.000, sì. no? Poi <ride> ti dico il mese dopo. Ma poi me ne restano 1.000. Allora, eh. vabbè, comunque è un ottimo... È un ottimo traguardo come cose. Sì, 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 per me sì, per me sì. Io che so, partito davvero con... Cioè... Eh, Andrea, io ti dico la verità, io come ho detto già la chat, io purtroppo. Stai grazie, Simo. Io purtroppo ho passato un periodo molto buio della mia carriera. Perché molti mi dicono, eh, Ruby, ma Simone nei grabber e quello attaccati i sordi. Ma perché io lo faccio? Perché ho passato un periodo bruttissimo. Che dica verità, C'avevo 200 euro in banca e per fortuna mi ha aiutato sia la ragazza mia che la mia famiglia. Se no, io non sapevo che fare. E io sono andato avanti con questa cosa di Twitch perché ci ho sempre creduto capito, nonostante tante botte esterne che ho ricevuto però, grazie vicento, Lord però io adesso, piano piano, piano puoi piano chiedere a Andrea se c'è più fica una volta entrati nel Mensa? Ma io, che da un tuo follower dal giorno 1 anche su YouTube all'epoca eh, chiaro, sì. tu non conoscevi me, però io ti guardavo su YouTube io sempre ho sempre pensato che fossi molto talentuoso come content creator io, io già all'epoca pensavo che avessi Twitch in realtà. Non, non pensavo. No, cioè... no, 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 io ho cominciato dopo, però ho fatto il mio percorso. Io mi sono contento. Eh, contento di quello che sto facendo sono molto contento perché, come ho detto prima: ieri stavamo su GTRP André e abbiamo visto le classifiche. Ero tredicesimo al mondo su GTRP. Quindi... che è, comunque è una soddisfazione sì dire. sì sì io sto costruendo proprio tutta una storia tutta una cosa fatta bene cioè a me piace lavorare e piace impegnarmi per quello in cui credo io sono sempre stato così proprio di carattere sono molto determinato e è difficile che mi fermano cioè mi De De devo proprio sentire male come mi è successo ah, ma qui bisogna tirare dritto eh. qua non, sì. non ci si deve fermare bisogna tirare dritto per dritto con tutta la cattiveria e l'energia che si ha senza sì. mai fermarsi qua. È ma... essenziale. Ma tu hai mai pensato di sbarcare su GTRP, Andrea? Interpretare un personaggio? Sì, ci stavo già pensando, a dire il vero. Ci stavo già pensando, era già, avevo già in mente di farlo. E... C'è già qualcuno che fa il super criminale, perché... No, ma fa lo scienziato. C'è proprio dei laboratori dove fanno esperimenti. Io mo sto a ruolare sì, però... con i scienziati. No, no, ma a me piace, però, se devo fare lo scienziato voglio fare anche il super criminale. Perché ogni ah, lo bravo scienziato è eh. Eh, tutti gli scienziati sono super criminali, il dottor Eggman, il dottor Willy di Mega Man. Sono tutti super criminali Goblin. No, Goblin no, lui è solo ricco. Però il dottor Octopus. Tutti i grandi scienziati sono tutti super criminali. Quindi, io volevo fare il super criminale, ma alla Breaking Bad, alla Walter White, ah, figo! Ah, Walter White. Ti fai proprio tutto, se no, ti fai tutto pelato proprio come Walter White. Magari, sì, è no, uguale no, perché mi, mi piacerebbe avere una mia personale, una mia personalità. però lo stile dovrebbe essere quello, diciamo. Io, per esempio, adesso sto facendo un personaggio, si chiama Walker, che in teoria è il soprannome, mm -hmm. perché mi è venuto in mente Walker? Perché prima chiamavo Alfio. però siccome non <ride> puoi far sapere il tuo nome, perché sennò è in casino, sono chiamato Walker perché mi sono messo il cappello da cowboy. Ho detto, ammazza, sono proprio Walker Texas Ranger. E da lì mi sono chiamato Walker. Perché poi... io Walker. Sì, sì, me lo sono definito. Faccio parte del cartello, che è la mafia più potente della città. E vado in giro con un Harley Davidson e il fucile a pompa. E con questa maschera... Cioè, mi sono definito proprio tutto il personaggio. Secondo me è una cosa molto figa. E eh? più sto facendo una storia da paura. Perché purtroppo, su GTRP, molte volte, Andrea... Ci stanno certi che basano il proprio RP sullo spara-spara, pensano solo a sparare. E questo, secondo me, è bruttissimo perché eh, no. eh, ci deve essere una storia dietro, è quello il bello. A puntate, ad esempio, io sto facendo una storia, fermo la puntata della storia un giorno, e stasera c'è un'altra puntata. La gente dice: Che succede stasera? È quello che punto io, no? Beh, quello è il bello, scusa, è come vedere un telefilm però diretto e prodotto direttamente da te. Esatto, infatti io lo, lo, lo sto facendo, cioè, secondo me lo sto facendo molto bene. Poi c'è Jody, che non so se lo conosci, ah sì, Jody lo conosci, che per esempio fa l'infiltrato all'FBI, <ride> fa parte dell'FBI e adesso è stato posseduto da un demone. Che, che, che casino. Eh no, <ride> proprio ma guarda è bello bello se poi se giochiamo insieme quando vieni e eh, ci facciamo delle belle belle serate. Cioè no, ovvio, bello bello. Ovvio. bello. E... Poi dobbiamo costruire come ci siamo conosciuti però, Sì, perché... eh, beh, certo, non è che dico "Oh, non vedi", no. Cioè, deve essere un qualcosa che, che ci fa incontrare. Se lavori per la mafia lì su GTR sono sì faccio parte del cartello che è la mafia più grossa perfetto del... ottimo abbiamo già trovato allora. vedi se devo fare il super cattivo c'eri. Sì, abbiamo io. già trovato il modo lo scienziato del cartello tanto la Matt la so cucinare ah perfetto non ho detto niente avete sentito chat non l'avete sentito no niente, non niente. Sentito niente non si è allora. sentito niente chat no no ma infatti è stato un qualcosa ha detto me Metro a me il metro, è un... il metro lo so. Il metro quello della, sì, della mestolo... lo, lo so, lo so usare. Lo so usare, lo so usare. Sì, bisogna saperlo anche usare. Il... <ride> già scrivono, passa la ricetta. Anciata, va bene. Stavo parlando della ricetta di panchino. Non ho mai, anche su TikTok, non ho mai detto. Nulla perché ho molta paura di dire le cose. Mi chiedono Andrea, mi spiega fa come si fa la nitroglicerina. Come si fa... Io ho detto: io non vi dico un cazzo di niente. Che qua finisco in galera e mi bandano, io non dico nulla. Prepara la sono... live, sono... no, no, Oddio. io non dico niente per l'amore del cielo. Lo finisco sui giornali sì. fuori il ragazzino pirla vedendo streamer pirla, ha fatto saltare in aria la <ride> Secondo me se la pre prepari una delle cose live uh, fai 70 miliardi di spettatori. Sì, poi mi arrestano perché penso che sia... credo Per la legge italiana è considerato terrorismo creare esplosivi in casa. Quindi... No, perché... cioè, beh, mentre preparo arriva l'FBI. Che cazzo fai, stronzo? Io sono in live, scusate. No, perché mi faccio il titolo. Creo una bomba per voi. <ride> Ragazzi, allora impariamo a fare una bomba. Secondo me, è cosa che... Cosa, che mi... cosa che mi chiedono di più è di spiegargli come si fa una bomba atomica. Ma quella, tanto anche se la spiego, non possono farla. Quindi, non è un problema. Eh, vabbè, sì. Serve l'uranio, costa un milione di dollari al chilo. Non potrebbero farla neanche volendo un'arma atomica. Quindi, non è un grosso problema. Quella. è l'unica cosa che ho detto. È l'unica cosa che tanto non è Beh, delle, delle bombette così. Magari per Capodanno. No! <ride> Ragazzi, preparo bombe per cavodanno, così c'è pure assolutamente assurda. no. <ride> Finiamo no. in galera, Robino. Dopo oddio. dobbiamo scappare. Io non sono buono a fare il latitante. Come cazzo faccio? Sì, cioè... sì, fai Walter White. Mm, siamo io e te su un camper, sì. in mutande con la camicia verde, con la maschera. <ride> no, ci starebbe oddio passiamo da fare cosa che la tonnara sfuggita all'FBI sono ricercati Rubino e Andrea crimini, eh, sono scappati su una tonnara produzione di droghe e esplosivi. li abbiamo visti l'ultima volta su un camper diretti in autostrada oh però avevamo una marea di sabbia, Andrea ah, ho capito, <ride> ma ci <ce> rintracciano subito <ride> se attivi tu <ride> ah dici una cosa criptata, segreta eh, stiamo da, scappando come la vieni dietro bella raga, siamo qui in live <ride> bella raga grazie per sab eh? si sì, sì, ci potrebbe stare secondo me <ride> vedi la polizia dietro che ci segue sono lì quei due deficienti e tu oh, c'è la pulla raga eh! <ride> però sai abbiamo scritto stavo leggendo certo, in chat abbiamo scritto una, una storia rp se potrebbe passare. Vabbè, Ma quello, vabbè, quello va bene. RP va bene la vita reale meglio evitare. No, la vita reale. No, io guarda, mi tengo le mie sabbette, che sto arrivando, mi accontento, rimango umile. Mio padre, mio, padre, mio padre è un ispettore di polizia, sarebbe ah, proprio il colmo, non... massimo. La, 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 class la classica cosa dei film. No? Padre ispettore figlio un drogato. Cioè, la, la, la classica trama di un film. <ride> grazie Vulto. oh Dio santissimo si 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 ti ha fatto l'orecchio delle risate no, no, infatti, no io stavo ancora a sta cazzo di tonnara di capire, che a me è una cazzata però quanto mi piacerebbe farla girare con sta tonnara con Mirabella sopra e <ride> cercare di vedere la terra è piatta Intanto non si convincerebbe mai, è inutile, non si convincerebbe mai, nemmeno girando il mondo intero. Direbbe: Ah no, ma abbiamo girato male, in realtà abbiamo fatto il giro che dicevo io. Se non si convincerebbe no, mai. Fare... Sì. No, fai decida a lui il giro, eh? amico, lo decidiamo noi. Ah, ok, bene. Decidere... Come sì. ci schiantiamo? Ci schiantiamo malissimo, <ride> però. però... <ride> Ma lì dal comandante della nave. Comandante, faccia questo giro qua. Ma finiamo contro una montagna, scusi. No, no, la terra è piatta, giri piatta, di qua, la... si fidi si fidi. <ride> <ride> no, due mesi dopo una barca su una montagna. E noi, grazie, Marbellas! Grazie mille! Eh, lui diceva, Ah, ma non avevo calcolato, questa prima non c'era. Io magari ho la mappa vecchia, capito? Una cosa del genere? Questa montagna non c'era. La... la mappa vecchia, io. No, sarebbe stato. <ride> Mamma mia, ma non so nemmeno se prenderebbe la connessione, non penso. Oddio, no, in mezzo all'oceano, dubito, a meno che non hai un sistema particolare di radio. Oddio, forse, però devi avere un sistema particolare sulla nave. Dice cioè, dobbiamo andare con una crociera, affittiamo, diciamo, allora ragazzi, noi vi sponsorizziamo il tutto, facciamo tutto, vi riempiamo la nave, basta che facciamo. No, eccola. Il giro, guarda, c'è il titolo, è il giro del mondo con Marbella, e parte sta, na na sta navigata, meglio di così, ah, Isa io, so, no, io ho una proposta alternativa. Cioè? Facciamo una, una, una crociera. Quella a 5 stelle, quella proprio di extra lusso. Io ah. te Marbellas. Sì. Paga tutto Marbellas. Poi dopo gli facciamo dimostrare che la terra è piatta. Allora, paga lui e gli diciamo: Guarda, se la terra è piatta, noi ti ridiamo i soldi. Però se è sferica tu paghi e c'è dare doppio poi. Secondo me, oh, se sei convinto, devi accettare, secondo me. No? Ah, non vedo. Perché dovrebbe rifiutare se la Terra è piatta, scusami? Eh, secondo me, infatti, ci sarebbe la proposta. Tra l'altro non so se è la storia di quel terrappiattista che aveva i soldi, che ha speso 5.000 dollari per un macchinario speciale a base di laser per dimostrare che la Terra è piatta, ha dimostrato che è sferica. Davvero? No, racconta un po'. Ha speso 5.000 dollari di macchinari speciali, mi sembra con dei laser che misurano una determinata curvatura della luce mm. per poter dimostrare che la Terra è piatta ha dimostrato invece che era sferica e ha speso 5.000 dollari Vabbè, mo la porto indietro guarda, faccio come Amazon, faccio il reso te la, la rido indietro sarebbe, sarebbe bastato aprire un libro e ci spendere 5.000 dollari, ma voglio dire lo stesso, però, la, però questa persona adesso è convinta che è sferica oppure magari ha il macchinario sbagliato? ma se vuole spendere altri 5.000 dollari è un problema suo, però io mi convincerei a questo punto. Voglio dire, cioè. vabbè, <ride> non scusate. lo so, non lo so come continua, non so se sei convinto o no. 22.000? ok Scusate, ero rimasta 5.000 a 22.000 dollari, scusate, ero rimasta 5.000. Scusatemi, adesso ah, è impazzo, vabbè. Vabbè, sì, sì. È, un, è un geoide, però nel senso è sferica è il, il modo per dirlo in maniera riassunta. Ma allora ti faccio l'ultima domanda, Andrea, poi, poi ti lascio. Eh... Ah, e... progetti I tuoi progetti futuri? Nei progetti futuri è di tirare avanti e portare avanti quello che sto facendo qua con TikTok e Twitch e spingersi e spingere pesantemente con ogni energia che ho per riuscire a crescere ancora di più. Ma hai anche un progetto B? Cioè, nel senso, stai pensando a qualcos'altro o Twitch e TikTok? Oppure no, hai anche un'altra strada? Ma cioè, dipende in realtà perché in realtà i progetti bimi vengono poi sul momento quindi mm. in realtà mh, non è che per forza ci ho pensato al progetto secondario, cioè ma molte, per molte cose improvviso io quindi per cui per adesso sto spingendo molto con questo. Scusa, oh, Andrea, sì, che sì. hanno scritto il piano B e la metto, allora la ride, io a ridere, no? Volendo, volendo ah. perché no? beh, ce lo sta sta di grazie omega Pure oh lavora... andiamo a lavorare per qualche associazione criminale facciamole... facciamo gli esplosivi facciamo gli esplosivi ma sai io ho visto un documentario eh, dove intervistavano eh, un ragazzo che faceva esplosivi per la mafia cioè lui spiegava che non gli interessava a cosa servivano quelle cose. E sa che servivano a, delle, a dei scopi malvagi. Però gli fregava niente. Diceva: Io penso solo ai soldi. Poi c'è stato un certo punto della sua vita che si è pentito. Provavelmente allora, tutti i soldi del Show and Task ha detto: no, io non voglio fare più esplosivi per nessuno. E ha spiegato anche la metodologia: cioè, che è anche molto facile acquistare queste cose. Anche se poi la sì, polizia sì. postale ha chiuso perché le acquistava dal Deep Web, ha chiuso determinati siti. Però io, avrei che... delle, io avrei delle crisi di coscienza. A fare una cosa del genere, non ce la farei mai. Io non ce la farei mai a vendere esplosivi sapendo che faccio il male a qualcuno per soldi. Cioè, avrei delle crisi di coscienza. Non ce la farei. No, questo stava talmente sull'astrico che ha detto: Io una cosa so fare, poi l'ha contattato proprio. Ha spiegato che l'ha contattato proprio la, la mafia con delle mail criptate, no capito bene, e, e niente, e lui ha cominciato a fare questo percorso, è stato molto interessante <coughs> vedere questa cosa, sono sincero. Ma in realtà guarda che fare, fare le bombe è una stronzata, eh. cioè, non, non è difficile per un cazzo se sai come farlo. eh. Il problema è saperle fare bene perché ti salti in aria la casa. però a livello, a livello di, di, materi, di materiali, cioè io se vado alla Conad in farmacia compro due cose, te la faccio la nitro, cioè. Oh. quindi mh, è una stronzata da fare, basta solo riuscire a farli bene. Infatti, piccola parentesi: nel film di Fight Club che dicono che si può fare la nitro con il sapone e il limone è una bugia, hanno cambiato il film hanno cambiato nel film perché non volevano far sapere alla gente come si faceva veramente perché mi pare che nel libro lo dicano oh, vabbè allora ragazzi domani alle ore 18 facciamo una bomba con Andrea <ride> nuovo format sì, sì facciamo le bombe <ride> Come anche in Breaking Bad quando lui lancia il fulminato di Mercurio, non so, hai presente. La scena ah, sì, quando sì. va da Tuco e dice: Questa non è Matt che lancia e fa esplodere il palazzo. Ecco, quella è una, una bugia proprio tremenda. Fulminato di Mercurio è un petardo, non fa quella sembra una bomba nucleare. quindi È yeah, una, allora, una, bugia, una bugia incredibile, quella cosa lì. Però è stata molto figa la scena. No, sì, 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 sì. Poi adesso me sono sta a vedere pure mio padre, in Breaking Bad. Man, perché poi mio padre se lo vede tutto? Fa, ma non finisce mai? Come finisce mai? A me io vedo la vedo l'ora che andava avanti. Eh, vabbè, cioè, sì. cosa è un po' particolare ogni tanto lui secondo me. perché ogni tanto viene quando dicevo: oh, che c'è la carta igienica così a buffo. Cioè, lui si deve fare. <ride> cioè, questo è il mio appartamento. Lui si deve fare l'altra parte da casa per dire queste cose. E dico, ma perché vieni quando sto live? Sta zitto, te faccio contenuto quindi è cosciente che hai fatto queste cazzate capito? è quello che mi preoccupa vabbè però dai è carino magari ti vuol dare una mano sì sì, sì. no sicuramente vabbè però Poi sai non vivendo al tuo bisogna viverla questa cosa quindi tu la vivi o no per cui tu puoi esprimere un soddisfizio reale io posso solo dire la mia quindi sì no mio padre... ma una volta un po' capito affatto non si è messo seduto io stavo là si è messo seduto ha cambiato scena e c'era lui in live No, no, va bene. Cioè, non so chi c'era in chat a, que a questa cosa che è successa. Si è messo seduto, si è messo a guardare, ha cambiato scena. Una cosa allucinante. Va boh. è successo, sì. Andreone, io ti ringrazio, mi sono divertito tantissimo. Anch'io, e... Robino, anch'io. Ci vediamo nella prossima bomba carta. Cosa? No, niente, 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 niente. Intanto in chat sta scrivendo: State rischiando il ban. Sì, sì, sì. sì, sì. Ma noi stiamo ah, scherzando, eh, vogliamo precisare. Che cosa? Non è che noi facciamo le bombe così perché ci va, su richiesta dipende dal denaro. Scherzo, ovviamente. Scherzo. <ride> Scherzo. Vabbè, però, scusami, Scherzo. anche te ti scrivo: Stai rischiando il ban. Tu dici così? No, no. No Perché scherzo? naturalmente eh, sto scherzando un po' con gli ardi ma domani esce la clip. Rubino Andrea del Vogliono costruire una bomba insieme, uscirà sicuro. Secondo me può essere, può sì, essere sì, sì. <ride> ok, Andrea. Io bene, ti ringrazio, anch'io caro. Speriamo di realizzare il progetto della Tonnara, <ride> che secondo me andrà una bomba. Uè. adesso contattiamo Marbella subito. Vediamo sì, ma... cosa Decid... ne pensa anche lui. Allora, decide lui il tragitto, però noi dobbiamo dare prima un'occhiata perché non si sa mai. Questo Sì, perché è... non facciamo schiantare la nave su una montagna, che è meglio evitare. Sì, 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 spero che non succeda questo. Allora, ti ringrazio <ride> e sei stato molto gentile. Ciao Andrea. Che. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Alla prossima, ciao Andrea. Ciao chat, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao Ubino. Eccoci qua ragazzi, guardate il nuovo Pogliono Shark, Andrea è un ospite ragazzi delizioso e lo conosco poco però veramente mi sembra una bravissima persona, cioè veramente una brava persona e so che mh, con lui andrò molto d'accordo e mh, vorrei... Se fosse possibile, in qualche modo, creare un format, però stiamo distanti. Se no, io vorrei fare lo scienziato Rubino che fa cose insieme a Andrea. Raga sarebbe il top. Cioè, noi che prendiamo un laboratorio e facciamo degli esperimenti. Secondo me, un format del genere, io con lui, che io sono quello un po' più pasticcione, andrebbe, andrebbe una bomba. Eh, sarebbe figo, con Andrea sarebbe il top. Allora, ti rubo l'idea? Non dirlo. Vabbè, se mi rubo l'idea, io ho detto. che oh, Casomai, facciamo prima di Andrea. Ah, allora, ma vi piacciono le nuove grafiche? qua guardate un po'. Guardate il deli sub che sta nello squaletto, e guardate i sub attuali che sono 922. Ho scritto Ivan Griego che squali almeno hanno levato quelle linee, cioè abbiamo lasciato solo la linea del, degli euro. Ehm, però però, secondo me, così è meglio, abbiamo levato quelle linee. Poi la scritta grossa, secondo me, è più pulito. Come ora Arriva Andrea se non adesso, come ancora arriva Andrea. Però è rimasta nella scena prima. Eh sì, nella scena prima sì. Rubimè è difficile, lui tornerà a 2K e mezzo. E ci proviamo a 2K e mezzo, ragazzi. Anzi faccio così, guarda. Lo faccio vedere subito che faccio. Ragazzi, non ci riuscirò, ma ci proviamo almeno. Ragazzi, ci proviamo, sti cazzi. Che yeah. 2006. Ragazzi, ci proviamo. Chi non risica, non risica. Sì, obiettivo Dario, Moccia, c'è ci arrivo manco. Se, se faccio i pip a Peppe. Ci proviamo, ragazzi. Non si sa mai nella vita. Entro fine mese. Quindi entro il. Mo c'è il September. Entro il 30, regà. Entro il 30. Che alzo il deli? sub a 20, ragazzi? Che, abbiamo, che stiamo a 14. Che stiamo a 14. Ma rubi, perché di giorno 15 sabba e la notte 30-40? Eh, non lo so, frate. Eh, perché la notte ci stanno più sparvieri. Che te devo dire? Ne manca una per i 15. Se c'è una sabetta per i 15 ci sta. Vabbè, frate, Pippa Peppe è in grande format. Ho toccato tanti Peppe. Ma vi piace che ho rimesso Shark? Vi piace che ho rimesso Shark, frate? Grazie, sbagli. Grazie, il più matto Fedex. Vi piace lo Sharkino? E eh, no, che ho rimesso. Perché ho spostato la libreria, ragazzi? Perché lunedì qui ci sarà un altro mobile. Ci sarà la scarpiera della Nike... Con eh, il frigo, il frighetto dietro, e poi tutte cose fighe. Diciamo, mettiamo il frighetto dietro. Mettiamo, ah, un sacco di cose, ragazzi. Un sacco di cose. Per questo ho spostato più la, la scarpiera, è, eh, fratella. Reaction alla Roma Sto aspettando che rientra Alice e sto aspettando. E sto aspettando la, la luce. La luce sferica, è il ring light. Ma 600 sub dei tubi. Eh, raga, ormai. Hai pensato ad una collab con Fieric? Sta Fieric è arriva! già venuto. Grazie, Andrea! Grazie, Andrea. Grazie mille, bello mio. Stai arrivando! Andrea, ma vogliamo prendere un... Facciamo una live così, di esperimento? Stai arrivando! Tu hai fatto pure chimica. Prendiamo un laboratorio, cerchiamo Stai un laboratorio arrivato! e facciamo una puntata così. Secondo me, guarda, verrebbe figo. Facciamo una puntata da te e una Stai puntata arrivato! da me. Quando, tu, quando ti dicono che puoi farcela, guarda Rubì, stiamo facendo Eh, siamo boom. Eh, faccio, bravo, è il problema è che stiamo distanti. Però si potrebbe fare. Cioè, ce la prepariamo apposta, sento Ale oggi. Secondo me è, è fattibilissima più della tonnara, solo che ce la dobbiamo preparare bene. Aspetta, ti metto il vip. Allora. Ok, Sì, ragazzi. Stasera GTRP. Eh, diciamo è eh, la tonnara è epica lo so che è la tonnara è epica al 20 perfetto grazie Andrea. la tonnara lo so che è epica lo so ragazzi che è epica la tonnara e io sono matto come una scimmia e, la, e lo farei eh, sei l'unico che eh, sei l'unico che non è sub oddio io elemosino una cifra invece sub non è vero, non è lemosina. Ma perché? Chi è che è lemosina, Sab? In che senso? Cosa vuol dire lemosinare, Sab? Loneb? Che cosa vuol dire? Vabbè, io levo... No, ma io non è che è lemosino. Io dico, raga, arrivavamo. Oppure, una... certe volte, metto mezzo, Jacob. Non so ragazzi che vuol dire musina sub, datemi una definizione di quello che mai avete detto. Che cosa fanno? Che per esempio dai qualcosa in cambio per una sub. E ah, fratello, che te do io? un cazzo, che te do in cambio? Che te do tanto amore. Cioè, io penso che se uno si vuole sabbare e aiutare, aiutare il proprio streamer eh, lo può fare. Cioè io penso che tutte le persone che regalano sub o fanno sub eh, eh, lo fanno per, per aiutarmi a fare una determinata cosa oppure perché vedono che quello che sto portando è top, cioè tipo GTRP, faccio tante sub perché la gente magari vede l'impegno eh, e anche eh, il, il, quello, le belle cose che sto portando apprezza e, e fa le sub. Ruby, se vinci una partita a Fortnite, Green regala 100 sub. Eh, ma io non so, non so buono a giocare a Fortnite, sono una pipa. Green dammi il tuo... Ah, no, che è, Ruby? Dammi il tuo sex appeal e ti regalo 100 sub. Beh, non posso, frate, quello è proprio personale, però c'è quella ora. Ciao Rubino, ti posso chiedere cosa ne pensi di Team Talk, che è una nuova funzione della Team, eh? Grazie Fanantom, sei il migliore. Ah, proprio... C'è proprio la scritta. Giusto, sono coglione. C'è proprio la scritta. Eh, C'è Rubino, C'ho bello. Oh, un balic tutto a po'. Vedi, pure Maric Ma ha un sacco di sub. Non è che... È perché gli ho chiesto. Perché... Perché mi vuole supportare. Pure Bruno ogni tanto, Gigina. Ho capito che vendiamo a fiat punto. No, aspetta, non riesco a spiegarmi. Bene, per esempio il cebro, anche quella volta in cui c'eri te... E live dove bisognava indovinare i personaggi dei videogames Ha detto ogni 5 sabato Vabbè quello fa parte del gioco frate Fa parte del gioco Se vuoi far vincere una persona a ah, poi far vincere insomma Rubi comunque come sta andando la tua missione di dieta? Benissimo ragazzi sono a 109 kg. arrivando Grazie Gino bello mio Ciao Rubi mi, mi ispiri sesso E non solo a te non lo so, sto dimagrendo. Quasi mi arzo, frate. Ah no, sto mutando. No, ah no, sto mutando, sto mutando. Mi posso alzare? Eh, ma sto dimagri... Ah, Frate, sto partito da 125 kg. Adesso ne peso 109. Voglio arrivare a 90. E poi sto una bomba. Poi sto proprio una bomba, proprio. Io sai che me farei. Un giratino. No, ragazzi, non lo so se mi posso fare. Un giretto su GTRP. Però senza far troppo. Cioè, non posso spoilerare quello che fa. No, no, non posso fare. Stasera. Stasera, raga. Poi vi dico un'altra cosa. No, 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 stasera, Stasera, stasera. Stasera, raga, stasera che c'è il top content. Stasera. Perché adesso non saprei che fa. Meglio stasera. E. Grazie Fanantman, quando riesci, quando vuoi, quando ti fa piacere 23 e 45, 23 e 45 ragazzi C'è GTRP Però se c'è green di solito attacco verso mezzanotte e un quarto allora, eh? quanto sei alto? 1,75. e 75 e... Orario stasera 23 e 45 come sempre Perché green non torna? E eh, che ne so, sta in Grecia non lo so, ragazzi, quando torno. Sto in Grecia dice se faccio una settimana Ella. Rubi farei le reaction al collegio. Penso di sì. Se si potranno fare. E le farò con Gaia. Con Gaia clerici. In compagnia di Gaia clerici. E poi inviteremo anche qualcuno del collegio se ce va. Se ce va. Che poi invita qualcuno del collegio, raga. Ma che cazzo c'è, raga? Però vabbè, ragazzi, poi vi dirò i prossimi ospiti. Anzi, ve li spoiler e ve li dico subito. Allora, prossima settimana. Eh, allora, domani non ci sarà live. Domani, ragazzi, perché sarò al, eh, al Fantacalcio degli Youtuber. E poi sarà la festa di Anna Manna la sera, la ragazza di Flame. Quindi, non farò live domani. Riprenderemo domenica. Ma vi posso dire un'altra cosa. Domenica faremo sia la live delle 18. Che è quella Che quella, ehm, che quella de Di GTRP domenica Prossima settimana Ospite Gabriele Vagnato Intervisteremo Gabriele Vagnato eh, E poi c'ho anche un po' di ospiti TikToker Che, che vabbè Non ve posso di ancora chi Perché mi devono ancora confermare E Mo vediamo se Enzo Salvi Mi conferma Ah, ci sarà, vi do un altro spoiler, ci sarà per un'intervista un Arte povera a Mario De Lillo. Eh, andremo a pranzo insieme, penso il uh, 7 settembre, 7 settembre. Vedrete Mario De Lillo o Rubino o Rubino o Mario De Lillo. Quindi vediamo vediamo un attimino. Ma ah, come Mario scrocca? Ruby, fai qualche live sulla cucina? Fulti? Sì, lo devo fare, me la devo preparare. Vecca, sta con la parte povera. Dai, ce sta, ce sta. Dennis, ma vuoi regalare 80 sub per caso? Sta arrivando! Grazie, Justy! Grazie, bello mio! No, così per dire, eh, non lo so, Dennis, ti senti un po' generoso. Poi 80 perché 80 è venuto in mente così. Tanto è, troppo, tanto è troppo. Saluto a Dennis, che ragazzi è uno dei miei manager che si occupa terzo Rubino. E Non posso ancora dire niente. Mamma mia, raga, non vedo l'ora da divve. Non vedo l'ora da divve con chi sto collaborando. Grazie, full. Hai visto, full? Siamo arrivati. Non vi posso dire ancora niente, raga, su chi con chi sto collaborando. Ve lo dirò su Instagram perché uscirà la foto su Instagram. Perché non è una cosa per... Ve lo dico sinceramente. Non è una cosa per spammare Instagram. Perché a me me frega un cazzo. Se io mi voglio spammare Instagram, faccio... Regà, ecco, faccio così, guarda. Ah, raga, questo è il mio Instagram. Ma seguitemi. Anzi, lo faccio proprio Instagram mio io non lo posso fare, che sono matti qua. Allora, ve lo faccio vedere. L'obiettivo è sempre 100k2G, eh. Non so perché avevo la live è aperta di morta. Amica, questo è il mio Instagram, ragazzi, belli. Eh, oddio, sto un po' sfacciolato qua. Ho sbagliato un po' di cose. Scusate, cosa succede? Eh, perché succede questo? Ok, perché devo abbassare la finestrella questi sono i spettatori, spettatori. state arrivati grazie Biggio grazie bello vabbè la scritta è un po' grande magari la oggi ah ragazzi non ci sarà più questa finestrella perché questa finestrella che vedete era de del mio vecchio team eSports e -spert. la dobbiamo cambiare e vabbè questo è il mio Instagram se volete mi seguite se non volete non mi seguite ma vi consiglio di seguirmi perché presto ci sarà una collaborazione abbastanza particolare. Eh, L'annuncerò su Instagram. L'annuncerò su Instagram non so quando. Devo aspettare l'ok okay di Dennis e eh, di altre persone. E niente. Ah, regà, l'ultima sub. Che arriviamo a 930 sub. Dai. E scarpe de Power se sono volatilizzate. Ancora me le devi A Power, ma che stai a fare? A Powers. A power, eh. Abbiamo fatto intervista con Andrea Diebo. L'ultima, dai. L'ultima, raga, L'ultima, che è 25. L'ultima, oh a Momosala, come stai? L'ultima, dai. L'ultima, l'ultima, raga, 25. E via. SNG è il simbolo del cartello. Comunque, dovresti iniziare un po' prima a fare la live. Eh, non posso iniziare prima, frate. Prima sono distrutto. Allora raga, facciamo così, vi prometto una cosa, vi dico una cosa, se io arrivo a, no, a 100.000 entro e non oltre fine settembre la foto dei 100.000 la faccio con Cabbi, parto, vado a Milano e la faccio con Cabbi. A Torino, vabbè. Torino Ho sbagliato. Entro. E non oltre. Comunque, manca l'ultima sub. E sono a 930. Se volete, Ruby Power ha detto che te la inviate, eh, ma non mi sono mai arrivate. Frate, non mi sono mai arrivate. Se no, ce l'avevo qua. Lui magari ha chiamato Adidas per fammela inviare. Ma a me non me sono mai arrivate. Grazie Nocap, tac. Ragazzi, è stata una bella live. Grande up, no, grandissimo. Ci vediamo questa sera con GTRP. Ragazzi, io vi dico una cosa. Ieri abbiamo fatto un picco spettatori di 4700 persone. 4700. Abbiamo sempre tenuto 3000 persone e abbiamo chiuso con 2000 persone. Grazie Franci Roma, bello mio. E abbiamo chiuso alle 3 di notte con 2000 persone. 3-4 di notte. Sì. Ti piacerebbe, bot, fratello? Cor cazzo, bot. Regà. Tocca tocca, Tocca fa... Tocca a. 5.000 persone grazie Biggio comunque ragazzi io vi ringrazio facciamo un piccolo host e eh no un, un euro Poco, c'è poco. un piccolo host perdonate questo è il link è perfetto stasera fammo 5k magari raga Allora, vediamo. Chi ci sta? Chi ci sta? Grazie, bigio. Mezzogiorno. Dai, non, non l'ho mai fatto. Africa. Faccio Africa. O Giacomino. Dai, don... Giacomino, Giacomino. Faccio Giacomino adesso. Faccio Giacomino. Domani o faccio, No. Lo faccio a Giacomino e domenica lo faccio a Africa. Ah, sai che gli dovete, dovete scrivere a Giacomino, regà? Sai che gli dovete scrivere. 10 ehm, sabba rubino. Scrivetegli 10 sabba rubino. Bravo, Lord.